Comunque, se qualcuno si aspettava una Cecilia Gari emozionata, che ne so, in imbarazzo di fronte a tanta gente, perché insomma questa è la prima esperienza che vivi da candidato sindaco, insomma, non è robetta, l'hai già detto nella nostra intervista, cioè non capita tutti i giorni, no? È vero. Se qualcuno si aspettava una Cecilia così, ha sbagliato, è venuta fuori la Leonessa. La Leonessa. Cinque minuti dico di... Allora, emozioni superate. Emozioni superate, molta carica, forse sarà stata anche la pandemia che ci ha messo veramente a dura prova, forse sarà il coraggio che a noi donne non è mai mancato, che ha fatto in modo di tirar fuori il massimo, perché grazie Crepi. E questo coraggio viene da dentro, non so descriverlo, mi sembra quasi che come se avessi una chiamata, forse sembra strano, però la vivo così, mi sembra di vivere due vite parallele, questa cosa io la devo fare, pertanto di fronte a questa opportunità che probabilmente non mi ricapiterà più, voglio dare il massimo di quello che posso fare, mettermi a disposizione nei limiti delle mie possibilità, ma con grandi persone vicino, perché io ho i miei limiti e non voglio sembrare più di quello che sono, quindi ho bisogno anche di avere intorno a me gente preparata e capace che ha il mio stesso obiettivo, quindi ecco perché questa mia carica, evidentemente era il momento di tirarla fuori, di esplodere. Senti, hai toccato argomenti veramente importanti, hai detto il coraggio non è quello di provare a cambiare Narni, che certo che sarà lo slogan che ci porteremo avanti fino al 12 giugno, sì. Ma il coraggio c'è altro, è quello l'alzarsi la mattina per un imprenditore, per un ragazzo che non c'ha lavoro. Assolutamente Mauro, queste sono le vere persone coraggiose dal mio punto di vista, io la mia faccia la metto, ma non è coraggioso mettere la mia faccia, coraggioso sarà cercare di fare bene per la mia città e farò del tutto per farlo, per lasciare un'impronta in questa città se i cittadini narnesi vorranno darmi la loro fiducia, io ci sto. Senti, ti sei già sentita con tutti gli elementi che compongono la coalizione riguardo a quella che potrebbe essere la squadra di governo? Perché poi bisognerà cominciare a pensare allora, anche a quello. Ci stiamo lavorando, mi affido alle persone a me vicine che hanno creduto in me, che sono sicuramente più esperte di me, io poi alla fine farò, diciamo, prenderò le mie decisioni finali, valuterò attentamente le candidature che mi verranno sottoposte. I presupposti ci sono tutti, io dalla mia metto il massimo impegno, se sbaglierò qualcosa perdonatemi, sarà anche l'inesperienza, però voglio farcela. Insomma, diciamo che siamo partiti, aspettano due mesi e più. Molto intensi, cioè chi ne risentirà di questo tuo impegno? La famiglia, il lavoro, organizzando? La famiglia è stata già messa a tavolino e abbiamo, diciamo, analizzato tutte le varie i possibili scenari, perché mi rendo conto che è un impegno importante, duro, so che molto dovrò dedicare a questa causa e quindi i miei rapporti familiari, il mio impegno lavorativo ne risentiranno, però ho avuto il pieno appoggio dalle persone che mi sono vicine, soprattutto la mia famiglia, ma soprattutto le mie figlie che mi hanno detto: mamma, devi accettare, tu sei brava, devi metterci la faccia, non tirarti indietro. Quindi di fronte ad una spinta così forte non mi ferma nessuno. L'Umbria negli ultimi anni, insomma, ci sta dimostrando che per quanto riguarda le donne a capo della città abbiamo la presidente De Sei, la Bernazza, abbiamo la Leonora Pace in regione, sì, ma anche altri sindaci, anche la Tardani ad Orvieto, sì. La Proietti ad Assisi, sì. Quindi Bene, ma questo è un vento positivo, d'altronde noi donne siamo per la pace, siamo per l'equilibrio, siamo per l'ordine, siamo quelle che trovano le soluzioni in famiglia. Io penso che la famiglia, gestire una famiglia è come gestire un comune, come gestire una nazione, come gestire tante cose. Metteremo quello che sappiamo fare meglio. Chiudiamo, che gli diciamo ai narnesi? Andate a votare assolutamente per le primarie domani, per far uscire il loro candidato, e andate a votare il 12 giugno per scegliere il nuovo candidato. Io non volevo contestualizzare dal punto di vista temporale questa cosa, ma visto che dici domani, quindi oggi è sabato, sì. Domani si vota, è 3 le aprile primarie. Delle primarie, sì. Una domanda che noi di Narni Online ti abbiamo già posto. Sì. Chi vorresti come antagonista a questo punto, Mercurio o Lucarelli? Ma guarda,
due temibili candidati, persone preparate, faranno il meglio anche loro, che vinca il migliore, poi sarà la gente a giudicare la credibilità dei loro interventi, proposte e programmi. Bene, grazie e in bocca al lupo. Crepi.